Buonasera, miei piccoli stalker. Com'era bello quando YouTube era soltanto una piattaforma in cui condividere le proprie passioni e i propri video amatoriali senza avere nulla in cambio. Ecco, ormai quei tempi sono morti, come è anche morto il fatto che su YouTube si possa avere una parvenza di privacy. È impossibile averla. Ecco, un tempo per registrarsi bastava crearsi un nickname, mettere una password, mettere una mail ed era finita lì. Adesso vuoi anche perché la monetizzazione la possono avere cani e porci, è necessario inserire dati reali, poi c'è sempre qualcuno che non li mette, però se vuoi monetizzare i dati reali sono all'ordine di YouTube. Poi, una volta che ti sei registrato, puoi creare un'infinità di canali. Perché veramente ne puoi creare tantissimi, ecco perché ci sono tanti fake. Ecco, quindi piccola parentesi. Ma al di là di questo, una persona normale che magari crea uno o due canali YouTube può tranquillamente parlare di quello che vuole e soprattutto può decidere se mostrarsi in video, quindi mostrare proprio le fattezze. Se parlare dei fatti propri oppure incentrare il canale su un tema particolare che magari può essere, che ne so, l'automobilismo, il make-up, eccetera, eccetera, no? Senza per questo dover fornire al pubblico i propri cazzi personali, anche il nome, anche solo il nome, anche solo il nome di battesimo, cioè non è che per forza tu sei su YouTube e quindi devi qualcosa a chi ti segue. Se mi segui, io ti do questo, diciamo, tra virgolette, servizio, o comunque questo divulgo questo mio hobby, altrimenti non mi puoi rompere i coglioni e cercare di sapere cose su di me che io non voglio dire, ma non per questo, se non le voglio dire, perché sono una persona, che ne so, di facili costumi o una persona poco raccomandabile, eccetera, eccetera. E comunque ho notato, stando su YouTube in questi ultimi anni, che c'è tanta gente che pubblica video in cui il tema dei video e del canale è la propria esistenza e poi si lamenta se qualcuno commenta in maniera negativa. Ovviamente se commenta in maniera positiva va tutto bene. E sono persone che si definiscono anche personaggi pubblici, pur non essendolo. Ecco perché il fatto che ti conoscano 3.000 persone o 10.000 persone tramite dei video non fa di te un personaggio pubblico. Insomma, vai a vedere magari sul dizionario da qualche parte che significa personaggio pubblico perché tu non lo sei. Cioè, uno dice io faccio lo youtuber, sono un personaggio pubblico. Sì, ma se hai 100.000 iscritti, se ne hai 1.000.000, ma se ne hai 5.000, non sei un personaggio pubblico. Cioè, prova a fare la richiesta del famoso badge di verifica a Facebook o a Twitter, se te lo rilasciano. Assolutamente no, perché non sei effettivamente o un artista o un personaggio pubblico nel vero senso della parola. Cioè, non è che tutti siamo Chiara Ferragni solo perché pubblichiamo dei video su YouTube o usiamo Instagram. Ci rendiamo conto? Quindi, queste persone che parlano di sé, ma totalmente, cioè ti dicono anche quanti peli hanno nel pube o eventualmente se si rasano l'aiuola, non vogliono essere criticati. E se tu osi farlo, tu che non hai detto nulla di te, adesso vado a vedere chi sei. E cercano di screditarti cercando nella tua vita un cavillo che possa mettere in evidenza che in qualche modo tu faccia schifo, o faccia schifo più di loro, ok? Ma io dico, ma vi rendete conto che siete persone anche vecchie? Ma quando io dico vecchie, io intendo persone che comunque non fanno le scuole elementari o medie, cioè 30 anni, 40 anni, che si mettono davanti al computer, alla ricerca del buio catramoso che ci può essere nella tua esistenza perché tu hai osato criticarmi, hai osato criticare me, io che parlo dei cazzi miei davanti a tutti, non dovevi farlo, ma vi rendete conto? Cioè siete voi che fate questo tipo di video, che parlate degli affaracci vostri e poi dopo non si può dire nulla. Cioè nel momento in cui io faccio una critica a una persona e
che fa un video parlando di sé, lo posso fare, cioè non è che sono, che ne so, venuta sotto casa tua e critico quello che vai a comprare al supermercato e che magari non hai detto a nessuno. Quindi capiamoci un attimo, YouTube è un social, YouTube è un'opportunità anche, perché può essere anche un'opportunità lavorativa effettivamente, anche se è difficile a volte da credere o da accettare. In certi casi però le persone non hanno capito che se vuoi farti soldi su YouTube è meglio se lo fai con cognizione di causa, comunque portando qualcosa effettivamente di bello e di carino, che siano anche i fatti tuoi, però magari portati in un modo sano, cosa che vedo che alcune persone non sanno fare. Quindi se una persona non si mostra in faccia non significa che sia un cesso, o magari è anche un cesso, ma se io sono un cesso, purtroppo sono nata cesso e morirò cesso. Se sono gnocca, morirò gnocca. Ma questo non implica il fatto che io mi debba mostrare se non trovo necessario farlo o se non mi va di farlo. Che poi la maggioranza delle persone che si mostrano non è perché non hanno problemi con loro stessi, è perché comunque sono un po' narcisisti anche, gli piace mostrarsi, gli piace farsi vedere, gli piace sentirsi complimenti. Che poi se qualcuno effettivamente dice sei un cesso, oddio, non è possibile, perché altre 9000 persone dicono che sono una grandissima gnocca o un grandissimo gnocco. Quindi poi vedete anche come si è scarsi, cioè come si fa a valutare una persona dal fatto che sia cesso oppure no. Che poi la bellezza è spesso soggettiva, poi ci sono quelle bellezze oggettive che non puoi dire nulla, cioè se ti si piazza davanti Angelina Jolie non puoi dire che cessa, a meno che tu non sia un po' invidiosetta o invidiosetto. Quindi insomma, se YouTube lascia la possibilità di creare un account con scritto Pinco Pallino o Colla Vinilica e io voglio restare tra virgolette anonima, no? Anonima nel senso che non ritengo necessario e non voglio far sapere i cazzi miei, perché tu devi andare a scavare nella mia vita? Cioè ci sono anche persone con tanti iscritti che comunque fanno dei video anche molto interessanti di cui non parlano di loro stessi, che dei fan sono riusciti anche a scovare il numero telefonico. Cioè secondo voi queste persone sono state contente che questi fan, chiamiamoli così, abbiano cercato i loro dati, abbiano cercato il numero telefonico privato? Ma si fanno ste cose? Ma se loro non hanno voluto farlo, perché? Perché tu devi andare a cercare, o non lo so, o dove abitano, o il numero telefonico, queste cose qui? Cioè non è che perché uno si mette sui social, ah, venite tutti quanti a me, venite sotto casa mia a riempirmi di botte o a portarmi pasticcini. Cioè io credo che sia diritto di tutti portare su YouTube, su Facebook, dove volete, quello che si vuole, far vedere quello che si vuole e dire di sé quello che si vuole. Quindi mettetevi in quest'ottica che stare su YouTube non significa che nel momento in cui io sono su questa piattaforma tu puoi interessarti dei fatti miei e cercare i cazzi miei. Poi se io lo faccio, allora tu puoi dire quello che ti pare. Ma se io non lo faccio, devi soltanto attenerti a quello che vedi e a quello che senti. Quindi a questi ragazzini troppo cresciuti che si permettono di fare queste stronzate, io vorrei soltanto dire una cosa. Ma fatevi, non dico una vita, perché se sei al mondo una vita te la fai, poi la qualità è tutta un'altra cosa. Ma prendete le cose in maniera un po' più normale. Guardatevi allo specchio invece che pensare se qualcuno è più cesso o più gnocco di voi. Pensate, ma io cosa sto facendo per migliorare questo mondo? Mi metto davanti al computer a cercare i fatti di una persona? È bello? È giusto? Dai, su, piantatela di fare gli stalker. Cioè, posso capire, vi pagassero, ma non vi pagano neanche. Quindi è del tutto inutile quello che fate. Va bene, cari stalkeroni, al prossimo video.